Buonasera, Cepaset, in collaborazione con Avventure del Gonzo, ci propone questa sera un'esperienza di viaggio. A raccontarcela il signor Gino Giroldi Gini. Buonasera, sono qui per raccontarvi un'esperienza indimenticabile. Ci siamo svegliati con la mia famiglia alle 5 del mattino per recarci dal contadino, questo fantomatico contadino che sentivamo sempre nominare, il contadino. Ebbene, siamo partiti e ci siamo recati con il nostro SUV fiammante dal contadino. Subito appena arrivati dal contadino abbiamo visto intorno questa atmosfera incredibile per noi, con tutti questi oggetti tutti intorno alla zona del contadino, ricca di elementi urbanistici, ecco, senz'altro un'installazione che serviva proprio per esaltare la bellezza biologica del contadino, e quindi ruote, pneumatici sanitari, auto abbandonate, cartoni, calcinacci, insomma tutta questa grandissima fossa intorno alla fattoria del contadino. E noi lì dal contadino, dopo uno scambio di battute, siamo andati col contadino nella fattoria proprio del contadino, dove abbiamo consumato un meraviglioso pranzo del contadino, dove lui ci ha proposto le primizie e gli ortaggi del suo orto, del contadino, e quindi ortaggi brutti, bruttissimi, perché lo sapete che i vegetali, la frutta, più sono brutti e più sono buoni, sappiatelo, insomma, bastano queste cose lucidate che si vede benissimo, no, proprio devono essere brutti, piccoli, sporcati proprio con la terra dal contadino, proprio per essere ancora più brutti e quindi ancora più buoni del contadino. Abbiamo consumato un pranzo buonissimo, con l'olio del contadino. Quell'olio del contadino che non è fatto come l'olio che noi compriamo, no, abitualmente, d'oliva, no, quello è invece una miscela di cose del contadino, una miscela di oli di semi vari del discount del contadino, olio di Sanza del contadino, e quel bel verde brillante dato proprio dal contadino con l'aggiunta di clorofilla biologica proprio del contadino. E il vino del contadino, questo vino torbido, no? Con quella bella trasparenza tipica proprio della mostarda, proprio, no? Con quel gusto acre del contadino, proprio con un bel cappuccetto di carta arrotolato sulla bottiglia, sul collo della bottiglia del contadino, che subito dopo pochi sorsi ci ha provocato quelle allucinazioni tipiche proprio del contadino, come è uso proprio dei popoli primordiali del contadino, che si servivano del vino del contadino proprio per avere queste visioni del contadino, biologiche, visioni biologiche del contadino. Dopo questo meraviglioso pranzo abbiamo visto un po' l'aia del contadino, con gli animali del contadino, le formiche, le blatte del contadino, i vermi del contadino, e dopo il contadino ci ha accompagnati nelle stanze dove avremmo passato la notte del contadino, nella stalla del contadino, la stalla del contadino ricca di questo fieno, di questa paglia del contadino, ma quella paglia proprio bella dura, proprio del contadino, con questi sterpi aguzzi, acuminati, che al contatto della pelle fanno proprio un male del contadino proprio. E noi ci siamo lasciati anche trasportare dalla passione con la mia signora, perché figuratevi una notte nella stalla del contadino, insomma, capirete, certo, rotolandoci ci siamo provocati anche diverse lesioni con gli sterpi del contadino, ma lesioni, occhio, biologiche, lesioni del contadino, insomma. E all'alba, quando il gallo ha cantato,
Noi ci siamo svegliati, in realtà non abbiamo dormito affatto del contadino, ma comunque ecco, diciamo, ci siamo alzati ed è arrivato il momento clou di questa bellissima vacanza, cioè la colazione del contadino a base di latte del contadino, latte crudo del contadino, appena munto dalla mucca del contadino. Voi lo sapete, il latte crudo non è esattamente proprio come il latte che noi siamo abituati a comprare, è un latte che può avere al suo interno varie componenti che danno anche, che possono portare anche delle reazioni del contadino, come la salmonella, l'escherichia coli O157, che può causare anche la morte, attenzione, una morte biologica, una morte del contadino, quindi una morte bella, occhio. Ecco, dopo questa meravigliosa colazione in cui abbiamo consumato anche degli altri ortaggi del contadino bruttissimi, sempre più brutti perché erano quelli di prima, però riproposti anche a pranzo, quindi ancora più brutti, ancora più sporchi e quindi buonissimi. Ecco la saggezza del contadino. Dimenticavo che il contadino, proprio in virtù di questa teoria del tanto è brutto, tanto è buono, mi ha convinto a spese sue, ha fatto tutto lui, mi ha convinto a liberarmi della mio SUV Porsche fiammante, no? Lo ha preso lui, non ha voluto niente in cambio, mi ha dato invece in cambio di questo servizio la sua Prince NSU del 69 verde e siamo tornati noi con questa macchina del contadino, che non era più del contadino, cioè che era del contadino, e noi ci siamo liberati invece del nostro Porsche del contadino ora, prima era mio, adesso invece è del contadino, no? È diventato anche quello del contadino e noi siamo tornati, e tutto questo ci ha costato 7.342 euro, pensate, del contadino, perché cioè, adesso sono del contadino, prima erano miei, e adesso invece sono del contadino, e quindi siamo tornati a casa e buonasera.